Ciao a tutti! Buonasera. Buonasera. Ciao Cozza Marco, ciao Montre, ciao a tutti quanti. Onis, il mio santino per stasera, che mi farà compagnia. Ah! Peppe, niente impegni stasera per essere live. Buonasera. Una parola per il mio magnifico. Addirittura. Allalalalala. Ciao a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Uff, io sono un po' agitato. Wolvie, Wolvie, ciao. Ciao a tutti quanti. Allora, mettiamola. Si veda un pochino. Ok. Allora, poi suppongo abbiate già visto tutto. Io non ho visto niente, io ho visto una common oggi pomeriggio, perché ho visto che è arrivata, era presto, ho detto cos'è sta cosa? Ho visto quella specie di dive down scarso. Quindi diciamo sono abbastanza vergine. Intanto che arriva diciamo che facciamo passare un pochino di tempo per far arrivare eventuali ritardatari. Poca roba. Non ci credo, non ci credo. Tanto bevo, apro la bottiglietta. Qualche commento, uno spoiler, se doveste usare due parole. Due parole, come descrivereste quello che avete visto? Ecco. La carta X, oddio. Prepara i fazzoletti, mi è già stata detta sta cosa. Non so se in un modo malizioso o in un modo serio, però mi è già stata detta questa cosa. Sono super curioso. Io direi Land. Ah, addirittura. Seriamente? Come? Entrambi? Quindi c'è il trailer che... Vado giù di testa, oddio. Ciao Michael, bonsoir. Tanta roba. Potevano dire di più, vabbè, è comunque la prima, diciamo, appunto la rivelazione, inaspettato. Ok. Bene. Allora, Nissa. Nissa, tu sei qua. Chi c'è? Ma chi c'è? Ma chi... Cosa ci fai qua? Giù, ecco, perfetto. La lasciamo qua, Nista. C'è il buon prototype. Incredibile. È riuscito. Salta i primi 10 minuti? Cosa sono i primi 10 minuti? Ma no, me lo guardo tutto. Soffrirete. Soffrirete insieme a me. La 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 la, ok. Allora. No, non si può spoilerare. Si possono fare commenti no spoiler. Quindi anche per anticiparmi magari qualcosa, ma no spoiler. Tipo la prossima cosa che arriva è una figata, cose così va bene. Però, Peppe. Peppe, grazie, grazie infinite per i bit. Ah, c'è un quiz. Ah, non ci sono cose strane tipo quello di Coria. Quello là era simpatico da guardare. L'inizio si può saltare. Ok, allora. Allora. Si può solo donare addirittura. E tra l'altro sei diventato dorato con i bip. Quindi grazie, grazie, grazie infinite, Peppe. Allora. Direi che... Io qua ho già tutto pronto sul canale di Magic. Aspetta che l'automod si è arrabbiato. Quello di Core era da trip. Tipo dopo i Cinegroni. Allora. Ora non mi sento più parlare, ovviamente. Allora, Nissa però sei un po' scomoda. Ti metto qua. Allora. Io ora. Ora. Quindi è Zendikar Adventuring Party.
Ovviamente, allora io ho preso delle, come dire, delle precauzioni, dato che ieri ci sono stati dei salti, dei frame persi, ho trovato alcune impostazioni che in teoria dovrebbero evitare questa cosa, eventualmente abbassando solo il bitrate. E quindi, insomma, se c'è qualche problema, voi fatemelo notare. Livelli audio soprattutto e problemi video, voi ditemelo che eventualmente si cerca di risolvere. Penso il video, spero sia abbastanza fluido. Se ci sono dei problemi, io comunque ce l'ho sott'occhio, quindi vediamo tutto in tempo reale. Però, insomma, dovrebbe andare. Io parto, partisco. Intanto, ok. Mark Rosewater famously had a tough time getting his coworkers excited about the Ditemi idea se of a c'è qualche tipo di Lambs-Madison. problema, se mi sentite Eventually, he made it bene, happen. se sto Aided by zitto, se si nicknaming sente the bene, world, what insomma. silly name? Was it Land Party, Lanzapalooza, Landfall, Ah, or ok, questo è Land proprio Rush? un come si dice, un Allora, ditemi ovviamente tutto quanto. E anzi, usiamo proprio questo pre-stream per vedere se c'è qualche problema e eventualmente lo risolviamo. Quindi facciamo magari un paio di domande, vediamo un po'. Ok. Perdo FPS. Allora, facciamo una cosa. Strano. It was Lands Ok. the Palooza that would officially go on to become Zendikar, a world all about lands. The Ok. original Scatta Zendikar un featured a pochino. whopping 20 non-basic lands, and Facciamo una mechanics robina. like Landfall that really cared about lands. Finally, the vision of a land-focused world was Anche qui complete. Some of scatti. Magic's most popular Allora, ho cards provato a were born on stoppare il Zendikar, secondo and some of the schermo. characters introduced there are coming back in Zendikar Quindi, Rising. ditemi voi. You'll see. Which of these green cards first appeared in the Vediamo un Zendikar set? po'. Was it Nissa Revain, Avenger of Zendikar, Adesso Talon, sto. or Omnath, Locus Diciamo, of ho Myth? tolto il Twitch che ho qua sotto per vedere se tutto va bene. Quindi, ditemi pure. Anche perché io non posso sistemare la qualità. Adesso meglio. Ok. Cioè, quindi guardate se il video non scatta. Se io non scatto. Probabilmente perché stavo scaricando sia sul PC grosso, diciamo, che uso per streamare, sia su quello più piccolo. Quindi sta un po' di doppio download non è il massimo. Facciamo tipo Nissa un'altra Revain. domanda, che così vediamo se la Zendikar cosa, is a world full of diciamo, adventure and rimane peril, fissa. with daring souls who explore lands in search of untold treasure. At the Più heart of all fluido, this perfetto. Allora change era is the perché Royal, a avevo mysterious force on doppio Zendikar that streaming, creates an incredibly essenzialmente. volatile earth and climate that can cause the ground underneath you to crack, Ok, qua or begin ci floating sta in the questo air. quiz perché tipo The follow-up to Zendikar ti was the incredibly va popular Worldwake set. Now, vedere a dare Worldwake qualche upped the informazione su adventure even Zendikar. further and brought new twists Ok, to a lot of popular perfetto. mechanics Allora from il doppio Zendikar. stream non gli piaceva. Worldwake had a lot in it, but which of the following did not first appear in Worldwake? Was it Ok, Landfall on Instants and Sorceries? The multi-clicker bene, mechanic? bene, A planeswalker with four abilities? Or a bene. legendary elemental? One did not first appear. Ah, questo è interessante. Allora, io mi guardo. Abbasso un pochino. Mi abbasso un pochino io in cuffia. Allora, 10 minuti avete. Vabbè, adesso qua sono 6 minuti. Io posso guardare. Io vado un po' avanti, ok? Cioè, decidiamo che saltiamo questa parte del pre-stream. Ditemi, fatemi un. Datemi una risposta. A legendary elemental.
Tanto bevo. The rise of the Eldrazi set took the focus off of lands and shifted it onto the gigantic creatures known as the Eldrazi. They were la puoi saltare. Ok, scatto ancora. Three planeswalkers, Jace, Chandra, and Sarkhan, convened in the Eye. Ogni tanto adesso sta scattando un po' anche. Unleashing them on the world of Zendikar, changing the multiverse forever. Ok. The three planeswalkers that originally locked away the Eldrazi on Zendikar were Sorin. Allora io salterei. And who? Intanto. Was it Urza, Nahiri, Obnixilis, or Nicol Bolas? Tutto. Cosa sono? Ok. Allora. Continuo a perdere. Ma che palle. Non capisco perché. Non capisco perché. Vabbè, adesso qua ogni tanto è anche la live. Cioè che sto guardando. Il video, insomma. Facciamo un'altra cosa. Perché non ho problemi di connessione. Non capisco perché ogni tanto perdo dei frame. Però ho anche fatto in modo che in teoria non dovrei perderli. Quello è fatto. Comunque. Qualità. Beh, qua mi va in automatico. Cavolo. Gli forzo il 720. Però il 720 è un po' bruttino. Proviamo il 720. Ma almeno sono sicuro che si dovrebbe andare abbastanza tranquilli. Ok. The Eldrazi begin to ravage Zendikar. Allora, qua vedo la connessione va bene, vedo verde. Quindi tecnicamente dovrebbe andare tutto bene. Quindi 720 va bene, sì sì. Dovrebbe andare bene anche perché l'ho rimpicciolito un po'. Ora sembra fluido. Ma perché ho degli scatti ogni tanto. Quindi proviamo. Io andrei. Andrei a dove inizia il succo. Ok. Purtroppo dovrò capire perché ho delle serie che vado da Dio e alcune volte ho degli scattini. Però, insomma. Partiamo? Partiamo. Aspettate. Volevo un po' di... Ok. Ah, Nissa, mi sono emozionato. Ok, ok. Penso che in realtà ero partito preciso. Allora, ok. Nahiri, non fare cazzate. Ecco. Careful. Careful, e poi lo tocchi te. Vabbè. Ok. Ha fatto il danno. Ok. Lagga. Come lagga? Lagga come? Lagga nel senso che va proprio a scatti o va un po' lento? Io non ho mai avuto problemi. Allora, frame persi non ne ho. Tecnicamente. Va a scatti. Perché va a scatti? Senza video non lagga. Non dovrebbe centrare. è quella la cosa brutta. Allora, io mi ricordo che con Ikoria in alcuni punti non scattava, però è come se andasse a pochi FPS o comunque abbassato gli FPS. Quindi, allora, riproviamo. Ripartiamo dall'inizio. Ok. Così mi dite anche voi. In teoria non dovrebbe... Essendo capture video. Però quello... Purtroppo non so come... Cioè, adesso ripartiamo da qua. Careful.
abbassa un po' gli FPS. Forse perché è proprio il video. Vediamo un po'. È che attivare l'altro streaming, non potendo gestire la qualità, è un po' difficile. Quello è un tritone. Ho sentito... Prototype! Grazie mille. Nonostante i problemi tecnici. Va un pochino lento. Ok. Abbiate pazienza allora, mi dispiace. Vabbè, OP, Nairi. No, 480 si vede un po' malino. Ok, un elementale. Tanto, ma magari alcuni no. Figata sto scudo. Quindi ha rubato questo artefatto. Non usarlo. L'ha usato. Antima, antimaga. Ma l'ha polverizzato. Xerath? Ah, Ocho. Ma è diventato pietra? Ma è stata lei, l'ha ucciso lei, palesemente. E ce ne frega. Che cos'è che hai preso? What is this thing? Cos'è questa roba, Nairi? Storms or disasters. No more hellish monsters. This is our chance. No, Nairi. Xerath's chance. È completamente andata, Nairi, ormai. No. Brava. No. Vabbè. Cattivissima. L'ha uccisa. I'm so sorry, Akiri. I truly am. E la butta giù. Nairi è completamente andata fuori di testa. Ok, mi piace. Mi piace. Ok, Jimmy Becker, World of Adventure. Oddio, questa cosa all'Indiana Jones. Fantastico. È letteralmente Indiana Jones. What's up, everybody? I'm Jim Lara Croft. And I'm Becca Scott. And we're here today to tell you about Zendikar Rising, the newest set from Magic the Gathering. That's right, okay. Jimmy. As you know, Zendikar is all about adventure, exploration, and reward. And it's full of floating non ho colto il nome. O non l'ho riconosciuto. La core. Cioè, l'ha detto il nome, ma non mi ha fatto scattare niente. L'ha detto il nome. O il tritone, dicevi. Ah, Kiri! Quella del Commander! Non sembrava affatto lei. Perché il tatuaggio me lo ricordo, ma perché è il tatuaggio classico dei core. Però non c'avevo... Non ho collegato. Sì, quello degli equip. No, così, uccisa Kiri, è comparsa in Commander, morta. Ha avuto un momento di gloria.
No, grazie per avermelo fatto notare. Probabilmente l'avrei scoperto un rewatch, però meglio aver risparmiato del tempo. Bene, bene, bene. Buono che usino i personaggi di Commander per ucciderli nei trailer. Ci sta. Andiamo Adventure avanti. World, we're here today on our adventure set and we're about to go on a little adventure of our own. But before we get into it, let's find out what's been happening RIP. on the world of Zendikar. Allora, e qua vanno. Oh, hi Jimmy and Becca. Welcome back to Zendikar. Ah, I hear you're about to go on oddio. an adventure to learn about the card set. So let me tell you a little bit about what's been happening on this plane since the last time we were here. The Eldrazi are Ok. gone, but the Gli Royal Eldrazi is still a sono pretty serious morti. threat. It's like this world's natural defense system. You have to watch out for those unexpected earthquakes Ok, and ci lava sono gli elementals. elementali che Definitely watch out ovviamente for the lava elementals. And as we saw in the trailer, sono Nahiri diventati la is going to be minaccia a più big get rid of the grossa. Royal, and I think it'd have some serious Del repercussions here torbido. on the plane. So good luck on your adventure. Actually, you might need some companions to kind of help watch your No, back. So let me companion, introduce you to the no. planeswalkers that you're going to meet here on Ah, Zendikar. ok. First up, we have Nahiri, Heir of the Ok. Ancients, 2 red-white. This card features Nahiri standing in E front of questo a repaired steel l'abbiamo gate. già visto. And it comes in this beautiful borderless E treatment, ok. featuring Nahiri descending into a cavern looking for an ancient core artifact. Next Ok. up, we have Jace Miramage. One blue blue. Ovviamente. And here in this card we've got Jace featured back to back with his illusion, who's acting as his bodyguard. Qua l'abbiamo This già also vista comes in ieri an amazing questa. borderless treatment that features Jace and his Evil double, Jace. surrounded by vignettes of his adventures within the Skyclaves of Zendikar. Nissa is also here on Zendikar, and I'm really excited to show you these two pieces of art. In this one, she's descending a floating staircase of a Lei. Skyclave looking for something. And in this amazing Ok. piece of art, which we have the Bella. borderless card, you can see Nissa exploring the wilds of Zendikar, looking hopeful as the land Bellissima restores itself quest'arte. now that the Eldrazi are gone. I hope those planeswalkers help keep you company. I have Ok, one more bit Nissa, of visto ci information sei anche before you te. go. If you're interested in learning more about what our heroes are up to in Zendikar Rising, we're going to be releasing web fiction that'll fill you in on all of those details. So keep an eye out for that soon. Until Web then, good fiction in luck. che senso? Bye. Sempre Thanks, ebook o Maris. Magic That was Story? awesome. Becca, what do you say? Shall we get into it? Let's do it, Jimmy. But you know what? We could cover more ground if we split up. Oh, good idea. No, All right. non penso che Nahiri abbia ucciso Sorin. Si sono confrontati su. No, no, la spada che ha Nahiri è la sua spada, quella che evoca, che costruisce ogni volta dalla pietra. Però non ha ucciso Sorin, Nahiri. Anzi, penso si siano, tra virgolette, riappacificati o comunque hanno risolto quello che dovevano risolvere. Adventure! 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 Ok. Hey everybody, like many of you, Oddio, è I'm adventuring from terribile. home. So let's take a Tabak è look at that sempre Jace card we terribile. just saw. It had Kicker, a fan favorite mechanic that we are very excited to bring back Ok, e in Zendikar l'abbiamo Rising. vista. In fact, let's check out a new card with Kicker. Ah, that's litigano Blood anche Chief's durante la Thirst. Okay, Blood Chief's Thirst. This is a Allora. sorcery for one black mana with Kicker, Stregone Nero two costo and a 1 con black. You may potenziamento pay an 3. additional 2B as you cast the spell. Distruggi una creatura, un planeswalker bersaglio con costo di mana convertito 2 o meno. Se è stata potenziata, distruggi una creatura, un planeswalker. Ah, carina. Carina, carina. Destroy target creature or planeswalker with converted mana cost 2 or less. If the spell E was quella cast, è la lama instead destroy del target capo creature or sanguinario, planeswalker. Great in the la early game for spada. taking out small threats, fantastic in the late game for taking out anything. Kicker is Molto awesome, and it gives forte. you a ton of flexibility. Late in the game, you've got a lot of extra mana, dump Lo it into voglio some anch'io la super giacchetta da powerful esploratore spells. con scritto That brings us Zendikar, to our però. other returning mechanic for Zendikar Rising. It's Landfall. Now, land is a Ok, major va player on the bene, plane of Zendikar. ovviamente. Look no further than the return of the Terraferma. famous Lotus Cobra. Lotus Cobra, Oh, one and a green, creature snake. Lotus Landfall. Whenever a Cobra. land enters the battlefield under your control, add Bellissima 1 mana l'arte. of any color. This snake has been fueling Wow. explosive green decks for years, and E it's back for rara, another non deck. mitica. And in Zendikar Rising, Landfall cards have a Minchia. special showcase frame that you can see here on Lotus Cobra. The frames were inspired by travel posters, and they're meant to show off the. Ah, bellissime, bellissimo. Per ora il trailer, ciao Grido, ti sei perso il trailer e hanno appena iniziato a spoilerare le Lotus e Uro, oh my god. È bellissimo che le showcase siano ispirate ai poster, quelli dei viaggi. Stupendo, bellissimo tra l'altro.
Molto molto bello. E ristampa rara invece che mitica, cioè wow. The vibrant and dangerous world of Zendikar. Just look at this frame. Bella. Isn't that beautiful? Okay, bella, bella. Next up, it... Sono colpito. There's no one here. These ferns aren't going to stop me. I'm going to show you another landfall card. Let's just, we're going to do that. Commander players, listen up. This one might be very interesting for you. Introducing Omnath, Locus of Creation. That's right. Omnath is back. Ah, guarda, non ci abbiamo azzeccato sui costi di mana. No, qua War of the Spark per ora è inarrivabile come trailer. Lotus Euro è il tipo che rampa di Terros. In che senso non l'hai visto? No, il trailer l'ho visto. Anche quello di War of the Spark, ovviamente. Però questo video è la prima volta che lo sto vedendo. Mi sono tenuto blind fino adesso. Allora, quindi sarà Omnath il creazione Locus, in italiano, ve lo spoilerò già, perché sarà sicuramente così. Quindi gli hanno aggiunto il bianco. Ah, no, non preoccuparti. Sì, c'è un po', cioè nel senso, qualche secondo di ritardo. Allora, quando entra il campo di battaglia pesca una carta, ed è un 4-4 costo 4 quadricolor. Landfall, guadagni 4 punti vita se è la prima volta questa abilità si è risolta. Se è la seconda volta, cosa? Aggiungi 4? Se è la terza volta fa 4 danni a ogni avversario, ogni... Wow. Wow. And has spread into a fourth color with white. E Chris Rann che l'ha illustrato. Landfall. Whenever a bello, the battlefield under bello, control, bello, bello. You gain 4 life if this bel comandante, is the first time this ability has resolved this turn. If it's the second time, add 4. Quindi abbiamo imbroccato la terza volta era l'abilità che si attivava. Fable Passage. And you can also collect Omnath in that gorgeous bello. Molto bello. Ready to lead your commander deck. Fico, fico, those fico. Are the two returning mechanics of Zendikar Rising. Manca il Paint, esatto, prossima volta sarà Paint. Good luck. Oof. Okay, so we know there are a lot of returning mechanics for the set, but I want okay, to nuova know meccanica. If there's anything new, so I'm going to try to radio into base and see if they can tell me anything. Perché è tutto a tema 1900 poi? And... Jimmy? Mike? Jimmy? Mike! Hey, it's Mike Oddio mio. How's it going? Bellissimo. Hey, Jimmy, I'm glad you're getting reception out there. How's the adventure going? It's going pretty well. I'm staying hydrated. My feet feel good, so thumbs up for me. That's good. That's good. That's Stranding 2 questo. Well, I'm trying to find out everything I can about the new Zendikar set, so I figured allora. You might be able to help. Hi, then you've come to the right place. Thousands of years ago, before the land had a name, before the wind was born, Oddio Zendikar mio. Was a place of legend. Okay, hey, Mike, you know, running short on time here, do you think we could just sort of skip ahead and talk about the new mechanics in the set? Yeah, I'd love to. Ambientazione. Okay, great. We've actually got two new mechanics. Due meccaniche nuove. We wanted to go back to that original feel of Zendikar. Molto bella ambientazione. Sì, sì, di Zendikar è molto, molto bello. The first mechanic I wanted to share with you is the party mechanic. It's aimed at party. Chi è che era stato ieri? Che l'ha imbroccato? You're going to want your warrior, your wizard, your rogue, and of course what every party needs, your cleric. Yeah. Ieri, adesso non mi ricordo chi è stato. È stato Asimov? No, è stato il Dario, esatto, il Dario, infatti. Ma l'hai beccata perfetta! Mau, perfetta l'hai beccata, come hai fatto? È perfetto, cioè, sei stato perfetto! There we go, that's perfect. And you get bonuses for having your party all together. Here, let's take a look at Shepherd of Heroes. New cards, I'm okay. So with the Shepherd of Heroes, not only is it a 5 mana... Ah, for each creature in your party. Ah, è un po' diverso da come l'avevamo presa. Cioè, che non è un'unica creatura con tutte le classi. Però, porca miseria... Sì, ma del curriculum alla Wizards. Each member of your party. Wow.
Bellissimo. Quindi devi fare le classi diverse per avere più bonus. Stupendo. Ok, quindi quello là ci faceva guadagnare 2 punti vita per ogni membro del party. Questo, un avversario rivela un numero di carte pari alle creature del tuo party. Scegli una di quelle carte. Ah, ok, è una specie di... come si dice... la piratessa, quella nera, che però non ti rivela tutte le carte. Però ci sta. Carino. Molto bella la meccanica del party. È la prima volta che c'è quasi un crossover con D&D in Magic. Ecco! Ok. I simboli di mana li abbiamo presi, non come costo di mana di Omnat, ma come costo di abilità di Tasri. Quello scatta una carta qualsiasi e non solo Instant Sorcery, è vero, è vero, è vero. Allora, questa magia costa uno in meno per ogni creatura nel tuo party, e lei è un guerriero. Poi ha l'abilità che costa, insomma, o colorato o due di ognuno degli altri 4 colori. Guarda le prime 6 carte, puoi rivelare fino a 2 chierici, farabutti, guerrieri, maghi e o alleati, tra di loro metterli in mano. Ok, ti fa il party, essenzialmente. Dopo i Starik hanno capito che non serve sempre creare un nuovo tipo di creatura, anzi è più divertente e semplice riunirne più tipi. Ci sta! Ci sta di brutto. That's all right. If you have a full party to cast Tazri, that's a one mana 4/6 creature. Are there any other legendary creatures to take a look at? Yeah, let's take a look at Linvala. 3 mana 3/3. Sì, era lei, era lei. Questa l'avevo peccata. No, no, non Linvala. Io avevo detto Yona o Linvala. Però Linvala è il mago angelo, bianco blu. Bene, bene, 3/3 costo 3. Scudo di portale marino. Volare. All'inizio della combat nel tuo turno, se hai il party al completo, scegli un permanente non terra controllato da avversari. Fino al tuo prossimo turno non può attaccare, bloccare e attivare le abilità. Sacrifica l'invala. Scegli antimalocchio o indistruttibile. Le creature che controlli hanno quell'abilità fino alla fine del turno. Fighissimo. Bella, bella, bella. Bella meccanica. Molto molto bella. Bella l'arte anche, molto figa. Bello. I mean, this is just so much fun. I love the way that you're incorporating that classic sense. Che bello il party davvero. Gathering together with a group of friends to get out there with your band of like traveling companions. Really cool stuff. In Zendikar Rising, vediamo. Party is not just for creatures, it's also on spells. Let's take a look at spoilers. Ah, ok, sulle spell. For 6 mana, 3 life and 3 cost. Allora, l'art è stupenda, è bellissima. Questa magia costa uno in meno per ogni creatura nel tuo party, quindi costa 6 o fino ad arrivare a un minimo di 2. E guadagni 3 vita e peschi 3 carte? Not bad. That's a pretty good deal. But if you have a full party, that'll be 2 mana. 2 mana per pescare 3 e guadagnare 3 instant. Wow, that is an insane deal and you should be rewarded if you have a full adventuring party around you. Yeah, it's really great to cap. Anche a costo 3 non è che faccia schifo. O 4. And so you're going to want to go and collect that full party and so you can have a great adventuring experience. Yeah, fantastic. Okay, well you said 2 new mechanics, so what else? Vediamo l'altra. We're bringing back double face cards. In this case, okay. Double face cards or modal DFCs for short. Yeah, and the modal piece of it is the front of the card and the back of the card. When you cast a modal DFC, you're just choosing which side you play. Ah, scegli te da che lato giocarla. Is all about land. The back of the cards, each in Zendikar, have a land, right? So, for instance, Valakut Stone. Allora la Stoneforge finalmente. Allora, è una terra. Entra capo di battaglia tappata e attinge rosso. Aspetta che FAP a quanto pare non piace. Pagata piena è comunque una sfinxa X uguale a 3. Effettivamente sì. Effettivamente sì. Broken addirittura. Allora, quindi è una terra che entra tappata da un lato.
comes into play tapped, and it taps for red. Now, in the late game, of course, you're probably not going to want that land. Then go ahead and cast Valakut Awakening. Valakut Awakening. Instant. Metti un qualsiasi numero di carte dalla tua mano in fondo al tuo grimorio e pesca altrettanto più uno. Bella. Bella, bella. Carina. Carina, carina, e bello il fatto che in early game, se ti serve la terra, giochi come terra, e in late game ti rifai la mano con una carta rossa. That flexibility is really great. Yeah, that flexibility is great. It really changed the way that you can even build your deck now, because you have these cards that function both as spells and lands. We wanted to bring the modal DFC mechanic to dual lands, right? And what we did is we introduced a cycle of pathway lands, Clearwater Pathway and Murkwater Pathway. Oddio. On one side, black on the other. Ah, quindi erano legittime quelle che erano uscite. Io credevo fossero fake. La meccanica è molto forte, assolutamente. Questa è una bella meccanica, allora. Murkwater Pathway. Choose the side you Ah, 10, tutte 10. No drawback. Really amazing. Yeah, that tutte 10? O sono really No, sono 6. Like the ability to choose what color you need in the moment, and the best part is no drawback, like you said. Yeah, yeah. And so of course, you know, when we're introducing this amazing pathway lands, we knew Belle, bella questa. Awesome borderless treatment to them. The great thing here with two sides. Bello che sia la stessa art più o meno con le cose diverse. I'm just overjoyed to be bringing the cycle of pathway lands to Zendikar Rising. How common are these going to be? Bello, bello. Ispirano. Oh, hey, that's one of the great things about modal DFCs. Every draft booster of Zendikar Rising is going E non sono proprio dual perché tu scegli un lato ed è quello. But every draft booster of Zendikar Rising will have a modal DFC. With all those modal DFCs, we've Ah, ok, quindi ogni busta, in ogni busta ci sarà una modal double face card. Ok. Reimagine what we're doing for our helper card, right? So here's a modal DFC helper card. And it's really easy to use. You just get out a marker or a pen, write what's on one side. Ah, puoi scrivere Ok. Ah, questo è quello il segnaposto, diciamo. Ci sta. Mike, thank you. This was so amazing. I can't wait to see these new mechanics in action, and I especially can't wait to get my hands on these modal Vediamo, DFC vediamo. Cards. So, interessante. And you know what? I actually in ogni draft booster, sì, sì. Molto bella. Non l'ha detto, ha detto in ogni booster. Però penso intendesse draft booster. Mike? Non fare che cosa? Oddio. Ok, don't ever. Non. Lo scopriremo. Oh, che biblioteca con un. I've been looking mega televisore. Trying to find some information on Zendikar Rising. So far I haven't had any luck. I think it's time to ask for some help. Let's check back in with Maris and see what she knows. Maris? Hey! Ah, ok, la world builder. Okay, well, I'm on a quest to find out everything I can about Zendikar Rising. Questa libreria vecchissima con mega televisore al plasma, ovviamente. I absolutely do. You know what? I can tell you about Booster Fun. Oh, yeah, please. Let's start with the lands, because you and I know that... Ok, terre, le terre full art, come saranno? And Zendikar has got those. You can get full art basics in Classiche. Set boosters as well as... Bella quella in mezzo, l'isola in mezzo. And if you happen to be someone who wants to foil full art lands, you can find... Montagne tutte belle. Collector boosters. Le pianure un po' me, ma sono sempre state un po' me. Those all look great. Okay, what else can we look forward to in this set? Well, there's so much to collect in Zendikar, and... I think you're going to be really excited about this next part. Allora. Expeditions are coming back. Expeditions! L'expedition ci sono. Oddio, ho paura, ho paura. Box toppers and Ok, box topper. You're going to be able to get Ecco le fetch. Maledetti. Anche a me è scaduta la scena per la TV. Maledetti. Bello il frame. Che abbiano riportato un po' le expedition. Ma. E che ci siano come box topper. Buono. E che probabilmente le troviamo anche nelle buste. Se si trovassero nelle buste anche forse sarebbe carino. So, if it's a set booster display.
Ok, altra fetch, bellissima. Expedition card, and if you're getting a collector booster display box, bella Flutterstone. Two non-foil expedition cards. What? Quindi due non-foil expedition cards. Scusate, torno un attimo indietro perché mi sono perso un pelo. Cioè non ho proprio prestato attenzione. Card, and if you're getting a collector booster display box, you're gonna get two non-foil expedition cards. Due box topper se prendi il box delle collector. No, grazie. No, grazie. Expedition cards. Okay, that's amazing. And if you're interested in getting a foil expedition, those are exclusive to collector boosters. Ooh, nice. Okay. Quindi expedition non foil come box topper. E ci sta, e le foil sono esclusive della collector booster, un po' come hanno fatto in Double Masters. Ok. Are they all lands? Oh yeah. All 30 expeditions are lands and 10 of them are allied and enemy fetch lands. Oh, nice. You knew what I was gonna ask. Ok, queste sono tutte le fetch ristampate come expedition. Still not a reasonable reprint. Comunque, quindi non sono assolutamente colpito dalla cosa. Belle, per carità, molto belle, ma not amused. I mean, check these out. Can we just see some more? Oh, of course, of course. Vediamo le altre terre. Here is Morphic Pool. Yes. Le terre di Battle Bond. Mi interessano quasi più queste. Sono quasi più sorpreso di queste. Oh, I love it. And then check out Prismatic Vista. So these Prismatic are Vista. Inspired by the core skyclaves of Zendikar Rising. And the final one that I'm going to show you for our eternal players is Wasteland. Bellissima. Bellissima l'art. Stupenda, molto molto bella. Nice, okay. Something for the eternal players. Beautiful. Miris, all of that art is incredible. Thank you so much for helping me on my adventure. You are so welcome, Becca. Boy, I wish Jimmy was here to see. Esatto, è quello il fatto. Le dovevano ristampare nella busta o trovare o metterle dentro le buste normali, altrimenti così non è una ristampa delle fetch, è una ristampa per i collezionisti delle fetch, che è ben diverso. No, purtroppo, ovviamente la scelta era ovvia, che ci sarebbero state in un modo o nell'altro. Hanno scelto, secondo me, il modo non peggiore, però il più scontato e il più avido. No. Ok, questo l'hanno lanciato nella giungla. Dopo capirai il perché. I'm back. I'm still Matt Tabak, and I'm still in the business of showing you awesome things. Now, in Zendikar Rising, we're introducing a new type of booster pack called the Set Booster. Okay, e l'abbiamo visto in live. All open booster packs. We found out a lot of you out there just really love cracking packs. So while draft boosters are still the best way to play the game, and collector boosters is the shortcut to all the hottest cards. Vabbè, ma non ha detto solo di aspettare. Io aspetto. Anytime you just want to open up a booster pack and feel that Zendikar goodness, the Set Booster is where it's at. Let's take a look at a quick rundown of some of what you'll find in a Zendikar Rising. Ma basta, l'avete già detto mille volte. Always get an art card, and there's a small chance that art card will be upgraded with a gold stamp signature from the artist. E questa io vado giù di testa. È la cosa più stupida, ma basic land could be foil. Next up, a mix of commons and uncommons. Now the cards within each rarity connect to each other. We're going to show off themes, mechanics, and even creative elements from within the set. You'll get a common or uncommon showcase or modal double face card. Next up, a guaranteed foil and a guaranteed rare or l'abbiamo già visto in live, abbiamo approfondito molto questa cosa. From commons right up to mythic rares. About a quarter of set boosters will also contain a card from the list. Now you could be asking yourself, what is the list? And why do I have to say it so dramatically? Well, that part came from legal, but I can tell you this. The list. It's a curated list. It's like 300 cards from Magic's history that we chose to show. La mettono la lista. Some of the cool and weird stuff we've tutta done. La lista. It's like slivers and, you know, offbeat mechanics and things you're just not expecting to see, but you're gonna see them in a brand new booster pack.
But I mean, I could sit here and talk qualche about altra carta list. Nuova della list. All day long, but I'm gonna instead show you three cards. Oh, grazie. Food Chain, Simeon Spirit Guide, and Slimefoot the Snow. Vabbè, Slimefoot. Food Chain, not bad. Not now bad, remember, Food Chain. Cards from the list aren't standard legal, but they are legal in many other formats. Ma amore. Just get to enjoy opening them. Ma lo voglio. And that's it for set boosters. Yeah, you'll get your hands on them. Lo voglio quel gatto, è bellissimo. Rising. Stay safe out there. Amore. Wow. Allora, lui si è perso. Cioè, sono i lupi mannari e Zendikar. Double face card. No, ok, niente. Ok, si sono rincontrati. Oddio. Follow the sound of my voice. Lui mi ha inquietato tantissimo in quello di Coria. Non ci sono i gatti con i box, peccato. Ok, that's great, Jimmy. Look what I found. Ooh, treasure. Yeah. Oh, e c'è lui là dietro. Come, ci sono anch'io. Hello. Oh, hey, basta, Nissa, non cadere. Great, how are you guys doing? Very, very good. Open it. Okay, let's see what is inside. It's the whole next year of Magic. You've seen some of the stuff we're doing this year, but now it's time to the future. È il prossimo anno di Magic. Let's take a look. All right, vediamo, vediamo. An axe. Somebody's getting the axe. Piano, non reno. Piano, non reno. Sì, Kaldheim. Piano, non reno. Wow. Oh, da quant'è che lo aspettavo. This is a scroll of sorts. Ooh. Next up, we are going back to school with Strixhaven. So this is the most elite magical university. Bello. In the universe. Harry Potter meets Magic. Kind of battling it out with their own takes on magic, and it's a set on like. Allora, questo è l'anno prossimo di Magic. Si andrà su Kaldheim, che è il piano norreno, che avevano già non annunciato, però detto il nome un botto di anni fa, tipo nel 2014. Qua c'è Strixhaven, che è, sarebbe il rifugio della Strige, che sembrerebbe essere una scuola di magia, e quindi Harry Potter. Anything we've done before, pretty cool. Very, very cool. Awesome. Carino. What is inside here, but... Oddio, il food. Whoa. Cubo gelatinoso. Next up, we have a pretty epic collaboration, a long time in the making, and to tell you a little more, we have a special guest. Oddio. Hi, Mark. Well, I am very excited to be here to help D&D you brand manager. Collaboration that we have all been waiting for. Dungeons and Dragons. It's coming to the Magic Multiverse. Yeah, this is a full black bordered standard legal set in the world of Dungeons and Dragons. We're calling it Adventures in the Forgotten Realms. I Forgotten Realms. I Forgotten Realms in Magic. Ma che figata. For over 45 years, che figata. Dungeons & Dragons has been the premier tabletop role-playing game, and we are finally bringing our brands together for a full-fledged card set that both D&D and Magic players will not want to. Ma che figata. Thank you so much, Shelly. Thank you. Thank you. I Forgotten Realms. Bye, in Magic. Okay, ufficiale come piano del multiverso. Ciao, soldi. Tell me more about this, Mark. Innistrad. I think I know what's up. Innistrad. Yeah, if all that weren't enough, we are rounding out the year by going back to my favorite plane. This is Innistrad. Ovviamente. So, had, so many ideas for how to bring back that kind of classic Innistrad feeling, fun stuff with werewolves. E ovviamente c'entrerà la luna. We actually couldn't fit it all in one set, so we're doing two Innistrad sets. Two full-size sets. The first one really due set. And the second one is more focused on vampires, and I've even heard rumors of a vampire wedding. Wow. So if that sounds interesting to you, yeah, tune in at the end of next year. No, well, Italian food at that wedding. Ooh. That definitely does interest me. Quindi due set su Innistrad, uno sui lupi mannari e uno sui vampiri. Yeah, we got e c'è un matrimonio tra i vampiri. We're doing a little thing we're calling Time Spiral Remastered. We took a look at the entire Time Spiral block, and we kind of distilled them into a brand new draft experience. So it pulls cards from all three of those into a new way to play. Ooh. If you were around originally for Time Spiral,
No, non sostituisce il core set perché ha detto l'anno prossimo, quindi sarà il set autunnale. Ho appena esclamato i miei che prenderò 2000 euro di carte sono sconvolti. Innistrad saranno due set, uno sui lupi, più incentrato sui lupi mannari e un altro più incentrato sui vampiri. Però non ho capito se usciranno insieme o cosa. Non credo usciranno insieme, secondo me saranno il set autunnale e invernale dell'anno prossimo. E poi hanno fatto Time Spiral Remastered da draftare. Carl, this is a great way to dive back in and see those cards again. If you weren't around, this is your chance to experience it. So a really unique experience, a fun product. And we decided to do one special thing in the spirit of Time Spiral and Time Travel. And quindi nello spirito del... We're putting one card in each of these boosters. Oh, in ogni busta di Time Spiral Remastered ci sarà una carta nuova col bordo vecchio. Oh my god. Ah, il core set viene sostituito da D&D? Time Spiral è cartaceo, sì. Sì, li sovrappone. E infatti non ho capito se... No, non l'hanno detto, ovviamente, però non si capisce... Hanno detto che saranno due set, uno sui lupi mannari, uno sui vampiri. Non credo usciranno insieme. E ha detto l'anno prossimo. Original border. So, dai, questa è una figata. Magic card, ma bellissimo. Calice of the Void col marrone. Ma che figata. Dopo penso ci sarà l'articolo. Dopo magari andiamo a leggere se hanno fatto l'articolo. Lo spiegheranno meglio. Pack, some very cool looking cards. Ma che figata. Cool. I love it. Okay, anything else? So, speaking of things that fans are asking for, there's another thing that we know you want. We hear you. And le it's fetch. The fetches. Oh, so okay. Next year we're doing Modern Horizons 2. It's Modern Horizons 1 was a ton of fun. We loved it. We hope l'hanno spostata. So a lot of the same kind of energy from Modern Horizons 1. Ah, ok, aspetta, così vediamo. Quindi. Si è capito solamente che ci spennano. Quindi, allora. Gennaio-febbraio dell'anno prossimo. Kaldheim. Poi, primavera. Strixhaven, Harry Potter. Sì, a questo punto set base viene sostituito da Dungeons and Dragons. A quanto pare, perché Q3 è l'estate. Q4 l'anno prossimo, Innistrad Werewolf, Innistrad Vampires, che suppongo non siano i nomi, come si dice, ufficiali dei set. E sono effettivamente, come dicevi tu, sovrapposti. Che vordi? Penso che lo scopriremo forse andando più avanti nel tempo. Vedremo. Modern Horizon 2, quindi hanno detto, ve lo stampiamo in questo coso e le ristampiamo nelle buste come rare, ovviamente, vero? And I can officially confirm that the 5 enemy fetches are in this set. They're in boosters, Modern Horizons 2 featuring the enemy fetches. Ok. Super sweet, yes. About time as well. Okay. Quindi vuol dire che le hanno spostate in avanti, diciamo così. Ah, ok, questa l'avevo vista già. I wish we're not quite there yet. I'm working on them. We are doing something fun with shoes though. We teamed up with our friends at K-Swiss and we worked with them to create an exclusive per mezzo di Time Spiral, esatto. Yeah, so you can see some of the details, the colors, the patterns. Questa io le volevo, le spediscono solo in America, maledetti. Altro è proprio il genere di scarpa che metto solitamente. Also, it's cool, those shoes are actually available right now. So there's a very small limited number. They're going to go. Quindi io non le avrò mai. Sono molto triste. I think there's a URL. And try to get in on those Jaces, they're beautiful. Yeah, I'm gonna need to adventure into a pair of those. Whoa. What? Attenzione. Nairi. Mark, what does this mean? Presumably it means it's time to talk about Secret Lair. Ooh. Oh, oddio, un altro. Secret Lair. So, surprise, we're gonna announce a new drop right now.
In 2 days, it's September 3rd, as everyone tra knows, due giorni. Every Magic fan's favorite holiday of the year. A chance to celebrate the greatest frog spirit of them all. Yargol. So we're doing a special drop to celebrate. Hanno fatto un drop con Yargol. Yargol in all his glory. So stand by. Ma è bellissimo. In 2 days, Yargol Day. Happy Yargol Day. Oddio mio. È stupendo. Interesting thing we're doing with Secret Lair coming up. Jimmy, why don't you take one more look inside the box? Oddio, okay. No, un altro Secret Lair, basta. Zombie. Resident Evil. Cos'è? The Walking Dead? Ah, The Walking Dead. Potevamo fare Resident Evil, no, fatto The Walking Dead. Stay tuned for more exciting news on Secret Lair and The Walking Dead coming soon. No, non mi piace. No, not a fan. Not a fan. Se erano next level, lo facevano con Resident Evil. Con Resident Evil glielo prendevo istantaneamente. Walking Dead purtroppo non mi piace tantissimo. Yargol, adesso rileggiamo, aspetta, leggiamo i flavor text di Yargol, torniamo un attimino indietro, dato che me l'hanno fatto. Allora, qua torniamo indietro. Torno un po' indietro. Allora. Aspetta. Ok. Per Halloween. In 2 days it's September 3rd. Allora, vediamo quello. Allora era Transfers. Hai avuto donato in Bappone? Ok, questa era. Questa penso sia lo stesso flavor text. Tipo short plowshare. Opt. Con Belzenlock dietro. La scelta non era se mangiare, ma quando fermarsi. Chance to celebrate the greatest frog spirit of the. Ok, questo non ha flavor text. La ricompensa di un esploratore è la vista dei possibili pasti di domani. Mangiare quei chierici potrebbe essere stata una cattiva idea. Stupidissimo. Bello, bello. Simpatico. Ok, torniamo avanti. Ok. Cioè, io ti perdo di continuo? In che senso? Allora, mi hanno detto che ogni tanto va a scatti, però l'audio dovrebbe andare bene. Stay tuned for more exciting news on Secret Lair and The Walking Dead. No, sono stati 5 minuti peggiori. Ah, i 5 minuti peggiori della sua vita. Probabilmente. Yeah, Jimmy, there's just so much to look forward to. I mean, it feels like there's really something for everybody. Yeah, exactly. Oddio. Really... Hey, A9. Hey, Jimmy. Becca, hey. My friends, I've been looking for you. How are you doing? Well, hi, I mean, la pagina si blocca. Strano. Oh. Provate a rifresciare. Non so se sta succedendo qualcos'altro. Oddio. Ce l'hanno fatta? Ce l'hanno fatta? A mettere Arena sul mobile? But anyways, I'm sorry. I don't mean to interrupt you guys. As you were. And Jimmy. Oh. Io non mi fido. It was him. He was the Well, hey, mobile arena? What? Arena on mobile? Count me in. I know, it's super awesome. Non mi ispira Arena mobile. Let us play. That's a good point. Sean, right. Is Zendikar on there yet? Thank Coming you. Soon, ha detto. We'll see you next time. Secondo me entro fine dell'anno. Finito così? No, ci sono carte. Allora, durante la cosa del Covid-19, questo video è stato filmato con precauzioni mediche, bla 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 bla. Legalese per pararsi il culo. E dicono è tutto stato fatto in sicurezza, eccetera. Ah no, ci sono i bloopers. Ma ci sono carte. The question is like if you kicked Jace. I'm not like how many people want to actually kick Jace. There's probably some. Quante persone vogliono dare i calci a Jace? Probabilmente un po'. Check out Blood Chiefs first.
Blood Chief. Wow. I heard collaboration, so I thought that must be us. Coming su massa entro l'anno, tecnicamente. L'avevano. I can't say that. Yes, it absolutely makes sense. Ah no, questi sono solo bloopers. Just looking through all these steps. Blood Chief's thirst. I just. Lui non riesce a dire il nome della carta? Stupendo. Give me back, Jimmy. Magic the Gathering Arena on mobile. That's awesome. Ma è vero? I'll let you have a little bit more reaction then. Blood Chief's Thirst. God. Sembrava vero comunque. That's the card we picked. And the end. Coming soon. Ready, guys? Hands on, masks on. We did it. That was fun. Ah, dopo non so. 17 take Tayback. That's what they call it. Vediamo. And cut. Beautiful. Oh, cut. I'd love to quickly get to a point where I never ever have to say Blood Chief's Thirst ever again, so... Vorrei assicurarmi di non dover più dire il nome di quella carta che continuava a sbagliare mai più. No, nient'altro. Ah, allora. Allora, ragazzi, spero che, nonostante eventuali problemi tecnici, io mi metto qua, mi tolgo ste cuffie perché sto morendo. Caldo. Allora, dopo me la riguardo la live, che così vedo se ci sono effettivamente stati dei problemi. Tanta ciccia, tanta ciccia. I set dell'anno prossimo avevo fatto, lo faranno per tablet eccetera, però lui lì ce l'aveva sul telefono, cioè lui ce l'aveva su telefono così, quindi se non vogliono fare pubblicità ingannevole, secondo me sarà anche sul telefono, insomma c'è un smartphone, ecco. Ora puoi anche andare a vedere Nissa, quindi è uscita pure Nissa. Di nuovo uscito forzatamente, quello è strano. Qualcun altro ha dei problemi come dice Grido, che si blocca e crasha la live e deve fare refresh? Mi sembra strano. Altrimenti la connessione. Comunque. Io credevo di aver risolto... I frame droppati effettivamente non ci sono, ma gli scatti comunque fanno. Ho visto la pubblicità 10 volte. In realtà, sì. Qualcosina. Molto, molto, molto poco. Nel senso è... l'ho lasciata come impostazione base, per dirti. Non è una cosa su cui... faccio affidamento. Però mi dispiace allora che abbia avuto questi problemi, Grido. Comunque, quindi facciamo un piccolissimo recap. Abbiamo visto meccaniche che ritornano, potenziamento, l'abbiamo già visto, terraferma, diciamo, confermato. Nissa che fa Reanimator, adesso andiamo a vederlo. Adesso posso andare a vedere gli spoiler che sono usciti fino adesso. Andiamo su. Spoiler. Allora, Zendikar Rising. E poi tanto lo troverete sulla pagina. Quindi Nissa veramente verde-nera. Allora. Già delle mitiche, leggendarie, vedo... tantissime. Quante sono uscite? Ok, dovrò lavorare tutta la notte. Allora. Ora, Gerofante. No, vediamo Nissa. Nissa of the Shadowed Box. Twitch ha dei problemi. Potenziamento potevano evitare. Un jolly sfruttabile ovunque. E lodi meccaniche non legate agli Eldrazi ce n'erano. Beh, non è una meccanica legata agli Eldrazi. Potenziamento. Anch'io speravo nelle trappole, a meno che non escano, sinceramente. Comunque, la buona Nissa, quindi il leak che era uscito anche di Nissa era vero, da quel che ho capito, perché vedo Landfall, quindi Nissa entra a 4, con 4 mana, 2, 1 verde, 1 nero. Ha detto online fiction. Buongiorno, non ho capito. Festa. Non è festa. Party inteso come party d'avventura. Quindi il gruppo di avventurieri.
Party essenzialmente ha un effetto che scala se hai un chierico, un guerriero, un mago, un farabutto. Quindi leggendo Nissa ha come passiva terraferma che quindi quando tu giochi una terra metti un segnalino fedeltà ed entra con 4 fedeltà a 4 mana. Più uno, stappa una terra che controlli, puoi farla diventare un 3-3 con rapidità e minacciare fino alla fine del turno è ancora una terra. Meno 5, puoi mettere sul campo di battaglia una carta creatura con costo di mana convertito pari o inferiore al numero di terre che controlli. Ah no, dalla tua mano o dal tuo cimitero con 2 segnalini più uno più uno. Porca miseria. Può entrare a 5, esatto. Può entrare a 5, fare più uno, va a 6. Oppure può entrare a 5, morire e rianimarti una creatura qualsiasi con 2 segnalini più uno più uno. Non male. Non male. Carina. Carina, non sbroccatissima. Forte probabilmente in standard. Però ci sta. Ci sta assolutamente. Qua un sacco di comuni, vedo, non comuni, una miti, Drana, cioè Drana la vampiro, chierico, l'ultima capa sanguinaria, 4-4 costo 5, volare, contare già 6, ah, anche, esatto, è vero, 4-4 con volare, ogni qualvolta Drana attacca, il giocatore in difesa sceglie una creatura non leggendaria nel suo cimitero. Tu rimetti quella carta sul campo di battaglia con un segnino più uno più uno su di essa. La creatura è un vampiro in aggiunta. Porca miseria. Not bad. Se vai su Mythic Spoiler nella carta principale dove vengono le espansioni, porta sia vampiri che licanto prima senza nome. E infatti, che penso non. Cioè, semplicemente le hanno usato werewolves e vampires giusto per identificarli. Non credo siano il nome vero. Può entrare 4, Fable Passage, rianimi senza morire. Già. No, è confermato. Cioè, nel senso, per ora quello è il nome che gli hanno dato. Nairi ci sta, Nairi è molto... Come si dice? Narrow, molto... particolare, perché ci sta in un mazzo... con equipaggiamenti e con guerrieri. Però... Adesso sto guardando qua... un angelo... 4-3, questo 4 volare... Quando entra nel campo di battaglia puoi rivelare una carta... che possiedi, chiamato angelo della legione... da fuori la partita e aggiungerla alla mano. Stranissima. Omnat c'è. No, escono tutte e due. Usciranno tutte e due. Una, non si è capito se insieme o una dopo l'altra, come se fossero due set separati di Innistrad, ma usciranno tutte e due. O semplicemente una sarà più incentrata sui vampiri e una più incentrata sui lupi mannari. Confando in Conundrum, incantesimo a costo 2, quando entra nel campo di battaglia peschi... Ogni volta una terra entra nel campo di battaglia sotto il controllo di un avversario, se quel giocatore ha fatto entrare un'altra terra sotto controllo in quel turno, evita il ramp. Interessante. Dopo comunque le vediamo tutte sulla pagina queste. Ci vorrà tempo, sì, probabilmente sapremo qualcosa l'anno prossimo, letteralmente. Forse un po' prima dell'anno prossimo, però... sto guardando... Zareth Sun the Trickster, un farabutto tritone, costo 5, 4-4 con lampo, abilità attivata, costo 4, fai tornare una creatura non bloccata, un rogue, un farabutto non bloccato, attaccante che controlla in mano suo proprietario, ha ninjutsu con i farabutti. Ogni qualvolta infligge danno da combattimento a un giocatore, puoi mettere una carta permanente dal cimitero di quel giocatore sul campo di battaglia sotto tutto il tuo controllo. Non male. Sì, è un ninjutsu ma con i farabutti invece che con i ninja. Beh, ci sta, ce l'hanno buttata lì. A me ispira di butto D&D nei Forgotten Realms. Sono curiosissimo di vedere come hanno... come cercheranno di probabilmente commissionare D&D anche come meccaniche in Magic. Quella di Harry Potter
mi intriga. Per quanto non sia super mega fan di Harry Potter, mi è sempre piaciuto il mondo di Harry Potter. Quindi avere la scuola di magia che richiama moltissimo il gufo proprio classico, cioè palese, che sia top down design da Harry Potter, dal mondo magico, diciamo, di Harry Potter. E sono curioso anche del mondo, del piano. Sperando che Draghi non ci sia solo nel nome di Costa. Time Spiral Remastered con le carte nuove a bordo vecchio. Ci starebbe. Ci starebbe assolutamente. Cioè, è palesemente... cioè, ci starebbe tantissimo una cosa. Beh, no, figurati se non fanno un drago rosso antico o qualcosa del genere nel set di D&D. La figata sarebbe un ciclo dei draghi, uno per ogni colore. Ovviamente. Il drago blu, il drago d'oro, che sarà quello bianco, che è buono, e poi i draghi malvagi colorati. Sarebbe carino. Ci sono i nomi dei nuovi set. Sì. C'è Kaldheim, che è quello, il piano norreno. Poi c'è Strixhaven, School of Mages, scuola dei maghi. E Strixhaven sarebbe, come dicevo, il nido, il rifugio dello strige, quindi il gufo. È proprio preso Harry Potter, è Harry Potter. E poi D&D, Dungeons and Dragons, avventure nei Forgotten Realms. In italiano dovrebbe essere una traduzione ufficiale, tra i reami dimenticati o qualcosa del genere. Non l'ho mai, l'ho sempre letto in inglese, i Forgotten Realms. Poi fanno Harry Potter e Planeswalk. Magari creature leggendarie, qualche mago leggendario, sarà Silente. E poi Modern Horizon 2... a cavallo tra... in estate, diciamo. A fine estate. Come è uscito... Jumpstart e Double Masters. Probabilmente in quel periodo. E dove ci saranno le fetch stampate come rare. Tecnicamente dentro le buste. Ah, Forgotten Realms è Forgotten Realms anche in italiano? Ah, non lo sapevo. Credevo... perché è un nome tranquillamente traducibile, i reami dimenticati. Non sapevo, cioè, nel senso, hanno svelato la X, giusto, aspetta che guardo tra gli spoiler che ci sono finora. Non mi pare di aver visto niente con la X. Queste espansioni a tema mi piacciono molto, fatte bene, ovviamente. Non vedo X, ragazzi. Non ci sta. Non ci sta la X. No, niente X. Lo scopriremo nei prossimi giorni, penso. Bene, mi sembra un anno abbastanza carico. Mi piace che abbiano... che ci siano due nuovi piani. Due nuovi piani del multiverso. Bene, sono arrivato in tempo. purtroppo nessuna X. Sono molto triste. Sono molto molto triste. Ma hanno fatto un granchio degli edri più forte. Che milla ogni avversario invece che uno solo. Buongiorno. Murato Borghese, sto guardando un po' velocemente. L'Expedition... le hanno già rivelate tutte. Aspettate che guardo... aspettate che guardiamo da qua a questo punto. Allora, articoletti, allora in italiano ovviamente no, allora scusate.
Allora, ma no, me l'ha forzato, vero? Perché mi forzi lingua, la lingua? Che voglio in inglese. Allora, tac. Announcement recap. Quanti? Troppi articoli. Allora, qua ci sono le meccaniche. Vedete? Dovreste. Ok. Caldani, spero ci sia, come nei Sage, le terre innevate. Molto, molto probabile. Molto probabile. Si è visto il sito che non l'ho nascosto bene. Allora, qua abbiamo il risveglio di Valakut. L'abbiamo già visto. Forgia di pietre. Orribile. Apri pista. Allora, quando non troviamo in realtà una creatura speciale, prendi più uno fino alla fine del turno. Per ogni creatura nella tua compagnia. Quindi parti, l'hanno tradotto come compagnia. La tua compagnia può includere fino a un chierico, un farabutto, un guerriero e un mago. Premio ambito, stregoneria. Costa uno in meno per essere lanciata per ogni creatura nella tua compagnia. Passa in assieme il tuo grimorio per una carta. Aggiungila alla mano, rimescola il tuo grimorio. Se hai una compagnia completa, puoi lanciare. Ma fortissimo! Cioè, questo può essere un Demonic Tutor. E addirittura più forte se hai la compagnia completa, perché puoi lanciare gratis la cosa che vai a prendere. A costo 1. Non male. Non male. Esemplare Tajuru è... Ah, cioè questo fa una compagnia completa da solo. È anche un chierico, farabutto, guerriero e mago. E quindi questa è la carta con i 5 tipi di creatura. Potenziamento 3. Quando entra nel campo di battaglia, se è stato potenziato, rivela le prime 6 carte del tuo grimorio, aggiunge alla mano una carta che condivide un tipo di creatura con l'esemplare, scelta tra esse, metti le altre in fondo. Quindi ti fa il party. Poi c'è potenziamento, colonia di Gnarlid, che dà +1/+1 alle cose contro voi. Non la fa. Chierico, farabutto, guerriero e mago. Tutte e quattro. È da solo la compagnia completa. La compagnia può includere fino a un... Chierico, farabutto... Ah, le co... Allora, se ti trovi in una situazione nel quale potresti contare la tua compagnia in diversi modi, te in diversi modi, usa sempre il numero più alto. Non ci sono scelte da fare, le compagnie grandi vincono sempre su quelle piccole. Se quella è l'unica creatura che controlli, la tua compagnia... Ok, semplicemente è un jolly. È la classe jolly che ti manca per finire la compagnia. Ok. Makes sense. Potenza di Murasa, vabbè, +3/+3, altrimenti +5/+5. Esatto, te la completa, te la finisce. Lagrax sputa fuoco con terraferma, quando una terra infligge un danno a ogni avversario, ok, onesto. E basta, e qua, dopo tanto lo condividerò anche sulla pagina. Poi, qua il team di progettazione lo lasciamo... Oh, l'hanno tradotto in italiano. Beh, è normale, Federico. È giusto così, perché alcune meccaniche devono essere... Cioè, le riprendono magari dopo tanto tempo. Però molte meccaniche devono essere set defining, altrimenti non hai varietà. Meno male che sono un po' sveglio. È normale, è sempre fatto così, Federica. No, le meccaniche più generiche le rivedi. Non sono sinergiche fra loro. Beh, devi dare varietà. Non tutto può essere sinergico con tutto. Anzi, altrimenti le sinergie le devi creare te. Ci può stare, secondo me. Ah, ti dice anche... Le classi dei party in base al colore, interessante. Allora, HP insetti. Guerriero Goblin, travolgere 1-2. Quando attacca prende +1/+0 per ogni creatura nella tua compagnia. Ok. Divinatrice della.
Fittato che controlli un altro mago, la divinatrice, quando questa creatura muore, pesca una carta. Duellante di Zulaport. Quando entra in campo di battaglia, lampo fino alla fine. Fino a una creatura bersaglio prende meno 2 meno 0. Va bene. Edrana, l'abbiamo vista prima. Ok. Ok, qua ci fanno il recap delle carte che hanno spoilerato durante il video. Quindi le abbiamo già viste tutte. Ok. Ok. Niente di che. La situazione è cambiata. Oh, questo è quello della lore. Vero? Sì. In italiano. Incredibile. Quindi potrò condividerlo senza tradurlo io. O almeno qualcosa. Se non l'avessi visto, rinasce. Ok, quindi tornano le Magic Story. Tornano le Magic Story. Molto bene. Aiuto. In italiano, tradotte già, sarebbe figo. Due racconti a settimana. Uno sarà un capitolo della storia principale. L'altro sarà una storia laterale relativa a una creatura leggendaria dell'espansione. Figo. E qua sarà la pagina. Le altre leggende abbiamo qualcosa in serbo anche per loro. Una volta che le loro carte verranno rivelate, pubblicheremo un articolo con i dettagli narrativi, le solite carte con il riassuntino. Anche quelle dei mazzi Commander. Ti aspettano un sacco di racconti. Oh, che bello. Che bello, che bello, che bello, che bello. Sono contento. Se le traduco in italiano, nel senso, a me piace tradurre. Quindi se non le traduco in italiano, io sono contento perché così ho cose da fare. Cristiano, ma le Fetchlands si trovano anche nei nuovi booster box, quelli da 30 pacchetti? Allora, da quel che ho capito, sia i draft boost, sia i box di draft booster che di set booster avranno la box topper. E si può trovare le fetch soltanto non foil nelle box topper o foil nelle collector booster. Su YouTube c'è il video del teaser. C'è il video del teaser di che cosa? Di Zendikar? O di altre edizioni che abbiamo visto. Ah, per la lore, dall'inizio è ardua. Perché all'inizio si parla di cose vecchissimissime. Io ti consiglio, Peppe, di andare sulla pagina, sull'indice delle traduzioni. C'è un link con i racconti tradotti già in italiano di quelli prima... dai quali sono subentrato io, e ti consiglio di partire dalla storia di Magic Origins. È tanto, ma è la base per la storia moderna, diciamo così, di Magic. Ok, qui sono... Ah, c'è James Wyatt, perfetto, perfetto. Mentre Collecting... Ecco, adesso ce lo diranno, suppongo. Le Expedition sono tornate. Allora, se vuoi trovare un'Expedition, così... Vabbè, quello teaser di Zendikar era già uscito da mo', e il trailer l'abbiamo visto a inizio della live, quindi... non penso che ci siamo persi nulla. Comunque, per rispondere a Cristiano, così leggiamo... se volete trovare un Expedition, comprate un box di draft, set o collector booster. Ci sarà una box topper con una carta all'interno dei draft e dei set booster, quindi anche nei set booster ci sarà la box topper. Va a vedere Federico. Ok, è uscito il trailer, sì. L'abbiamo visto. Yes. Ok. L'hanno pubblicato su YouTube, semplicemente. Mentre se si compra un box di collector booster, si troveranno due box topper. Pcirco87, grazie mille del follow. Spengo. Ok, si vuole spegnere da sola.
Poi dice, ogni expedition trovata nei box topper è non foil. E ha una... Ah, ok, ha la cornice, questi qua, gli edri, sono lucidi. Li hanno tipo lucenti, qualcosa del genere. Abbiamo migliorato la tecnologia della lucentezza usata... Ah, ok, per rendere le carte più lisce, più resistenti. Ci sono addirittura dei video su Twitter dove le mostrano. Ok, onesto. Bla 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 bla. Non fa il version 2, fate più 1, bla bla bla. Abbiamo piccato le migliori terre, scelto 30 terre che rappresentassero l'expedition. Le expedition foil si trovano solo nelle collector booster. Ok. Le showcase, quindi le cose con terraferma avranno la versione showcase. I planeswalker e le terre doppie avranno la versione full art. Oh, figata. Questo è un poster. Le extended art sempre solo nelle collector booster. Qua c'è anche una carta nuova, un 3-3 costo 4, lifelink. Ogni qualvolta lui o un altro chierico che controlli muoiono, fai tornare un chierico con costo di mana convertito minore dal tuo cimitero sul campo di battaglia. Abbastanza forte. Peppe, grazie infinite della sub. Grazie, grazie, grazie mille. Sì, c'è Nairi che butta giù Akiri. Allora, qua... Ah, ok, le collector booster come sono composte? Quindi una token foil, una full art terra foil, 5 comuni foil, 2 uncommon foil, 2 showcase non foil common uncommon, una foil showcase common uncommon, una non foil extended art rara o mitica, una non foil borderless o showcase rara o mitica, una foil standard frame rara o mitica, una foil alternate frame rara o mitica. È bella amica del me. Esatto. Ocio è preziosissimo. Peppe, grazie, 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 grazie infinite. Sono lusingato per la prima sub che sia al mio canale. Quindi qui abbiamo, vabbè, tecnicismi. Dove fanno tutto questo? Ok, niente di più. Allora, abbiamo tante robe, tante robe. E partirò adesso, direi che... Torniamo noi. Tribe della compagnia sono chierico, farabutto, guerriero, mago. Sono 4. Dove rogue ha più senso in inglese perché... In D&D il rogue è il ladro. Mentre in Magic era stato tradotto come farabutto, quindi c'è un po' meno 1-1 rispetto a D&D, se possiamo dire così. Però ci sta. Ci sta assolutamente. Mi piace. La meccanica del party è interessante, molto molto carina. E soprattutto, come abbiamo visto su alcune carte, permette di creare delle carte effettivamente tribali su quella classe, pur non essendoci solo quella classe. È molto bello. Poveri druidi ranger, esatto. Inutili. Inutili nel party. Ci sono gli elfi. Cioè, nel senso, ci sono gli elfi, ma ovviamente il party di avventurieri conta la classe, non la razza, per avere l'abbilanciamento. Quello infatti sì, però è un po' strano effettivamente che non abbiano messo una classe per colore. È strano, e abbiano fatto quello schema di dire ogni colore non ha sicuramente una classe, ma le classi in modo primario, secondario, / terziario. Quindi, cioè, che è interessante e che probabilmente porta un bilanciamento, forse anche per non cadere, tra virgolette, nella banalità. Però sì, è un po' strano che abbiano usato 4 classi invece che 5 come colori di Magic. Magari quello era il Drain, e il Drain c'era tanto cibo.
Le terre doppie coi colori sono fatte a merda. Insomma, le hanno fatte 6 un po' a caso. Adesso non ho visto quali sono in realtà. Aspettate che vado a vedere. Collecting era qua? No, qua. Ok. Quindi hanno fatto la bianco-verde, la bianco-nera, la blu-nera, la rosso-verde, la rosso-bianca e la blu-rossa. Quindi hanno fatto 3 nemiche e 3 amiche. Così. No, ne hanno fatte 3 e 3. 3 e 3. Infatti sono andato a controllare per quello, perché non ero sicuro. Colori amici, verde-bianco, rosso-verde e blu-nero. Colori nemici, bianco-nero, blu-rosso e rosso-bianco. Però cosa vuol dire che ne abbiano messo 6? Che presto vedremo le altre 4 o qualcosa del genere? Mi sembra un po' strano, però perché metterne queste 6 nello specifico? Esatto, un po' così, un po' a cazzo. Però va bene, lo accettiamo. Dobbiamo accettarlo. C'è la blu nera, yes. Sono contento che c'è la rosso bianca e la bianco nera, che forse andranno in Calia, vedrò, non lo so, forse no, perché è solo... Ah! 2 in ogni... Non credo le vogliano in un prodotto Commander, secondo me le vogliono in standard, carte del genere. Ma meno male, niente... E delle terre che entrano stappate. Terre che entrano stappate, che scegli il colore che vuoi. Cioè che scegli uno di 2 colori per sempre, però sono flessibili. Meno male, niente templi, porca miseria. Altrimenti eravamo tutti dei chierici a sto punto. O nel prossimo set, in Kaldheim... O forse, non lo so, non saprei. È strana la scelta, non hanno mai fatto un ciclo non da... Cioè, nel senso, di solito facevano il ciclo a metà, da 5, colori nemici, colori alleati, e poi entro la fine dello standard il continuo del ciclo. Le carte di Brawl di Eldraine sono entrate in standard. Ma Brawl diverso da Commander. Quelle carte da Commander non entreranno in standard, hanno detto. Brawl, essendo stato lo standard Commander, hanno voluto provare quella cosa lì. E poi si è visto che con... o 5.000. Potremmo fare 5.000. Perché allora 6 ci sta, perché così hanno potuto fare 3 alleate e 3 nemiche. E così hai un equilibrio. Con 5, per forza di cose, o favorivi i colori nemici... Nissa, basta cadere. O favorivi i colori nemici, o favorivi i colori amici. Quanto sta tornando con lo Scarab God? Lampo? Oh mio Dio. È bravissimo, Fable. Vedo che hai colto nel segno. Cartaceo, almeno. In arena è già più godibile e meno, come dire, pesante, dispendioso, possiamo dire così, rispetto al cartaceo. Almeno hai qualcosa da fare su arena se non vuoi giocare standard. O le ladder. Comunque. Action... No, non ci sono solo le pop. Le pop sono uscite un po' di anni fa e hanno fatto 2 serie, se non sbaglio, da 6 ciascuno, più Nicol Bolas, quello grosso, che non so se avete visto. Le scarpe di Jace sono bellissime. Peccato che qua non arriveranno mai, perché il cavolo di eShop dell'Hasbro, stupido, spedisce soltanto negli Stati Uniti. Maledetti, malvagi. Comunque... Ci sono anche le action figure Legacy, dovrebbero chiamarsi, che sono, diciamo, realistiche, cioè sono proprio gli omini, alte tipo così, che sono carine, sono carucce, però non sono fatte tanto bene quanto sembrano, perché le ho viste da vicino,
Però non costano tantissimo, quindi ci sta. Sono anche snodabili. Quindi insomma, sono proprio delle action figure vere e proprie. Le pop sono più carine, sono fatte bene, abbastanza bene. Bene, ragazzi, io mi sa che devo andare a tradurre e a aggiornare l'album di Zendikar Rising sulla pagina. E quindi ne approfitto per dirvi innanzitutto di seguirmi sui social se già non lo fate. Trovate i link qua sotto su Facebook e su Twitter, dove condividerò "metti via quella porta sul nulla", bellissima. Porcaccione. Ah, porta sul nulla finale. Pensavo di metterla in Niv-Mizz Treborn. Quindi ci vediamo tra pochissimo, appena, e più che altro ci impiegherò del tempo a fare il frame double faced. Per dare successo si dice devo andare a tradurre, esatto, o devo andare a scrivere la lettera al Papa, cose del genere. Quindi su Facebook e su Twitter condividerò ovviamente gli spoiler man mano che li farò. Su YouTube tra una o due settimane troverete questa live per riguardarla. Io la riguarderò per capire se ci sono effettivamente dei margini di miglioramento per vedere video in diretta. E vi ringrazio tantissimo per essere stati in tanti, per aver soprasseduto, diciamo, ai problemi tecnici, purtroppo. Vado a mandare un fax anche. Spero che la prossima volta, anche perché l'ho già fatto altre volte, qualche volta è successo di... mi sembra strano, devo capire cosa c'è ogni tanto. Comunque, quello lo vedrò ovviamente io. Vi ringrazio tantissimo per essere passati. Spero di avervi fatto passare una bella serata in compagnia. Io mi sono divertito un sacco, mi sono emozionato un sacco quando hanno annunciato D&D, sono esploso. E grazie mille per tutti quelli che hanno messo follow, che hanno fatto la sub, e se volete sostenere, diciamo, il progetto delle traduzioni e queste live, che tra un po' si amplieranno, vi spoilerò questa cosina qua, devo finire un sacco di cose prima, ma è in cantiere una cosina carina per Twitch, potete fare la sub al canale e seguirmi tranquillamente su tutti gli altri social, che ogni condivisione, ogni like è ben richiesto. Quindi grazie ancora, ci vediamo tra pochissimissimo su Facebook e su Twitter per tutti gli spoiler che staranno uscendo anche adesso, suppongo. Quindi grazie ancora, a tra pochissimo, ci vediamo noi qui probabilmente la settimana prossima, dove inizieremo a fare resoconto degli spoiler, carrellate di spoiler e un pochino di microanalisi delle carte che usciranno. Quindi ragazzi, alla prossima, grazie ancora, siete stati tantissimi, sono contento che vi sia piaciuto la mia idea e un po' quello che faccio. Alla prossima, ciao a tutti e buona serata.